mondiale gioca un ruolo di Siamo molto contenti perché il quarto meeting coincide con l'anno europeo della cultura, coincide con un momento di questa parte della Sicilia e del sud-est straordinariamente bello, e attraverso il quarto meeting riusciremo con la carta di noto a portare avanti un progetto che ci vede tutti uniti in questa Europa che deve essere sempre più l'Europa dei popoli, l'Europa della cultura, l'Europa della scienza, l'Europa che della fratellanza, e riusciremo a, come dicevo, a concludere il meeting con la carta di noto. Il tema è legato alla comunicazione e questo tema deve essere visto, secondo me, in una maniera molto più approfondita rispetto a quello che può essere considerata la comunicazione ai fini della promozione turistica e quindi di uno sviluppo legato ai visitatori. La comunicazione deve essere in questo senso declinata come momento di maggiore consapevolezza, deve coinvolgere e quindi far partecipare in maniera attiva le comunità. La nuova frontiera è proprio questa, cioè riuscire a far crescere la consapevolezza, in particolare dei cittadini che abitano un luogo e lì sono residenti, del valore di questi patrimoni, sia perché essi poi automaticamente diventano i primi conservatori, i primi protettori di questi patrimoni, ma soprattutto ne diventano i primi divulgatori. Ci sono delle esperienze in giro per l'Italia e per l'Europa straordinarie, dove i residenti, soprattutto le persone più anziane, ma anche i giovani, penso alle città universitarie, raccontano ai turisti spaccati di vita quotidiana, cioè di come si vive immersi, diciamo, in un luogo dove l'arte, la cultura, la grande architettura la fanno da padroni, e quindi con tutti anche ovviamente i problemi che questo può generare. Ecco, questa è una nuova frontiera perché appunto accresce la consapevolezza dei cittadini e crea un'attenzione maggiore ed un racconto più vero nei confronti dei turisti, appunto, di cosa sono questi luoghi.